potente nella sua risposta ai nostri bisogni. Ieri abbiamo parlato della potenza della parola di Dio che si sta compiendo, la promessa. La Bibbia ne contiene migliaia, e tra queste promesse ci sono quelle che Dio fa senza riserve quando si tratta di prendersi cura di noi. Ce n'è una in particolare che ho vissuto ogni giorno per decenni. E il mio Dio provvederà a tutte le vostre necessità, secondo le sue ricchezze, con gloria in Gesù Cristo. Filippesi 4,19. Queste parole mi sfidano. Secondo la sua ricchezza con gloria. Quando Dio risponde ai nostri bisogni, mostra una creatività eccezionale. Spesso ci risponde in modi inaspettati, contrariamente a quanto immaginiamo. Questo è ciò che Pietro osservò quando Gesù gli disse di gettare la rete a destra. Giovanni 21, 6-11. La risposta del Signore spesso supera il bisogno. I discepoli raccolgono 12 ceste piene di avanzi quando Gesù soddisfa la folla con soli 5 pani e 2 pesci. Marco 6,43. I mezzi utilizzati sono talvolta stravaganti, come ci mostra la storia di questa povera vedova. Con un barattolo d'olio riuscì a pagare i suoi debiti, tenerne un po' per sé e per i suoi 2 figli. Seconda Re 4,17. Quando ci ascolta, Dio mostra sia la sua ricchezza che la sua gloria, con la sua travolgente generosità e la sua inesauribile bontà. Dio sa che tendiamo a preoccuparci. Come posso pagare le bollette, riempire il frigorifero, soddisfare la mia famiglia? È il tuo caso? Ecco perché Dio ti ricorda che si prende cura di te. I suoi mezzi sono illimitati. Tutto gli appartiene. Quindi non preoccuparti. Aspettati di essere sorpreso dai piani di Dio che vanno oltre la tua immaginazione. Quando ti dice, io provvedo a tutti i vostri bisogni. Egli provvede. Ogni giorno Dio rinnova la sua bontà per te, perché le sue riserve sono illimitate. Dio è un Dio ricco e glorioso. Ti auguro una bella giornata in sua presenza. Grazie di esistere. Eric Sellerier.